po' una ricerca. Più che sul suono delle città, diciamo. In un certo senso è una cosa che sta a metà strada tra lo studio del paesaggio sonoro, ma anche un approccio, diciamo, più psicosociale al suono. L'idea di fondo che sta dietro tutta la musica che faccio, sia come proprio paesaggio sonoro, quindi puro, sia come rielaborazioni di suoni ambientali, che poi sempre dalla parto da spedizioni, diciamo, una sorta di reportage sonori nelle città soprattutto, e l'idea è quella di andare a vedere nei suoni della città come si manifesta la globalizzazione nel concreto del vivere proprio per strada, nelle botteghe, nei bar. Come suona la globalizzazione oggi, al di là, diciamo, no, dei discorsi altolocati, delle analisi sociologiche, diciamo così. E poi l'idea è anche un po' mescolare questa cosa con un gioco suggestivo di idea come suonerebbe tutto questo agli orecchi di un ipotetico extraterrestre, insomma, che si trova qua per caso. E l'idea è quello di dare delle suggestioni creando degli effetti anche di straniamento, insomma, quasi stranieri, rendersi quasi sonoramente stranieri a se stessi nei luoghi in cui si abita, poi chiaramente andando a esplorare anche i posti piccoli, medi, grandi, paesini, insomma. Ad aprile abbiamo organizzato questa giornata, che è un po' una presentazione del forum sul paesaggio sonoro, e diciamo abbracciava un po' tutto quello che poteva riguardare il suono ambientale, quindi sia dal lavoro sugli oggetti sonori, quindi come suonare l'ambiente, sia, diciamo, l'ascolto e la registrazione dell'ambiente, senza che poi dietro le idee che ci stanno dietro a tutto questo interesse per il suono ambientale, quello da una parte dell'uso del registratore, quindi la possibilità, il cambio di punto di vista sulla realtà che viene dal fatto di usare un registratore, e poi poter in certo senso, devo dire, chiudersi in laboratorio a rielaborare col suono, a pensarci sostanzialmente, quindi a pensare sul suono, e quindi poi magari usare quel suono per costruire delle storie, dei percorsi sonori, insomma. L'idea era di parlare di cose che riguardassero, ad esempio, la progettazione architettonica degli ambienti sonori, ma non solo, anche degli ambienti paesaggistici, che con l'attenzione, diciamo, generale all'ecologia umana, e quindi tutto quello che sta dentro questo, nel senso, poi l'idea è anche di mettersi in connessione con gli ambienti del biologico per l'alimentazione, il solidale, per creare una serie di una rete tra tutte queste attività che vanno un po' nella direzione del cappello generale che è l'ecologia, insomma. Questi temi manca un approccio di sistema, il pensare a queste cose con una pianificazione anche a medio-lungo termine. Per esempio, di questa cosa se ne è parlata in un incontro che noi abbiamo fatto l'anno scorso qua a Roma con i soci del forum del paesaggio sonoro, rispetto all'idea di cominciare a fare con la collaborazione di tutte le diverse associazioni che poi fanno capo, che circuitano intorno al forum, sparse per l'Italia, una serie di attività spot per l'Italia, e poi pensare a delle iniziative, cioè, un po' più strutturate, anche, diciamo, dei progetti che coinvolgessero altri paesi d'Europa. Da una parte c'è una rete potenziata, dall'altra parte manca, secondo me, due cose: l'attenzione a un approccio di sistema, e dall'altra parte manca un'attenzione anche alla comunicazione. Non vorrei usare una parola che forse in questi ambienti suona un po',
mancano attenzione al marketing. Vai a vedere, in un anno ne sono fatte una serie di cose interessanti, ma magari tra quelle cose interessanti non sono state comunicate l'uno all'altro, per cui chi è andato a una poi non è andato a quell'altra. Cioè, Metroscalo adesso sta vivendo un po' una metamorfosi, nel senso si sta orientando anche un po' sul discorso dalla musica sperimentale verso anche l'arte visiva, in cui ad esempio Antonella si sta dedicando molto alla, sia in prima persona sia anche alla ricerca di artisti che lavorano sull'arte, sul video, insomma. C'è stata questa prima puntata di Metroscalo disco compatto 1 che era nata un po' con l'idea anche ironica, non so, quando si è passata questa dietro al discorso del manifesto per la musica nuova che riprendeva Pasolini e tutto, l'idea di guardare anche con ironia le piccole micro nicchie che c'erano all'interno della nicchia della musica, che non so come definire, sperimentale, elettronica, elettroacustica. Abbiamo fatto un po' anche una cosa provocatoria contro l'autoreferenzialità della musica, cioè l'idea di non mettere la scaletta dei pezzi, non mettere la connessione tra traccia e autore. Era l'idea di provare a uscire un attimo dall'autoreferenzialità dell'autore, a cui diceva questo è il pezzo dell'artista con la maiuscola, questo è il pezzo dell'artistoide o del non di quello di meno. L'idea era quella di creare un'onda di suono con l'intenzione poi di farla ascoltare e poi lasciare a chi l'ha ascoltata di dire la prima mi è piaciuta, la seconda di meno. Poi non so di chi è, però quella mi piace, poi magari dopo. Comunque l'idea era con la seconda puntata di dire la prima che mi è piaciuta è di Tizio, la seconda che non mi è piaciuta è di Caio, allora mi vado magari poi a cercare le cose di quello di quell'altro. Il nodo cruciale è sempre questo, la difficoltà di fare rete. È un problema di scambio, di messa in condivisione di esperienze, spazi, energie, che è un po' la cosa su cui avevo spinto quando era nato Scatole Sonore, che era nato proprio con l'idea di tentare di essere questo punto di connessione tra una serie di energie e dove poi i musicisti diventassero, come dire, certo, artefici del loro destino, quindi si mettessero a fare non solo i musicisti, ma purtroppo anche a creare connessioni con chi suona in un'altra città, chi organizza, chi ascolta. Perché poi secondo me il problema cruciale è chi ascolta queste cose. Che poi come in ogni, però su un'altra parola brutta, in ogni mercato, questa nicchia ha un suo mercato. Il problema è sempre poi chi usufruisce, il cliente del mercato. E in questa nicchia la difficoltà è andare verso l'altro che è l'ascoltatore, perché cioè, una cosa forse anche scontata, spesso diventa un po' un salotto dove chi una volta suona, la volta dopo ascolta, poi la volta dopo ancora risuona, oppure va suonata un'altra parte e metà suona e metà ascolta, poi si porta lo strumento.